Flights of Memories. Questa è la versione da 2 minuti. Che mettiamo sia sul web che negli spot televisivi. L'ho fatta in 5 lingue. E annuncia uscita del disco il 11 novembre 2011 e anche le date del tour. Però vabbè, le immagini sono girate molto bene. Ha fatto Gaetano Bozzioli. E la storia è di questi ragazzi che si riuniscono e vanno a ricostruire fisicamente delle lettere che formano il mio nome. Dalle città diverse? Sì, da città diverse. È stato girato un po' in Italia, un po' a Berlino, un po' in America. Quindi molto carino. Non l'hai mai visto te, vero? Bello questo qua. Ed è uguale, identico in tutte le lingue? Sì, ho scritto un discorso. Sentiamolo in italiano un attimo. Questo è anche il simbolo dell'11. Dopo che abbiamo girato questo video, ho cercato di fare una cosa che volevo, che sentivo comunque. E ho cercato di adattarle, come l'avevo scritto inizialmente, che non avevo ancora il montaggio, di adattarle poi a come è stato montato e con il significato che volevo dare, cioè volevo parlare il ritorno del ritorno, chiaramente tra il passato e il presente. Quindi che lingue sono? È un pensiero che si italiano, francese, portoghese, spagnolo e inglese, ma trovo un percorso differente per raggiungerla. Il ritorno è l'idea di arrivare lì dove tutto è cominciato, in modo nuovo, inedito. Ci piace? Bene, e così è in tutte le lingue, insomma. È stato un lavoro abbastanza lungo, ma molto interessante. Su Gaetano, no? Gaetano, con tutti gli attori che abbiamo selezionato, abbiamo cercato dei ragazzi che rappresentassero effettivamente il tipo di pubblico che ho. Gli ho fatto vedere un po' di foto dei ragazzi dei concerti, quindi c'è cioè della gente che assomiglia a dei ragazzi che ho visto durante il tour. Carino, non vedo l'ora! Bello. Ci vediamo presto. Ciao!